buonasera, bentrovati a questa nuova puntata del Marito Costanzo Show. Oggi siamo in compagnia di Giuliano Sangiorgi. Buonasera Maurizio, Negramaro, Salento, lo sole, lo mare, lo Ientu. Bene, vi vengo rapidamente il palinsesto per domani. Alle 8.30 iniziamo con il diario di Maurizio Costanzo, ospiti Maria De Filippi. Alle 14.30 Uomini e Donne di Maria De Filippi. Alle 21 C'è Posto per Te di Maria De Filippi. Alle 24 una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, ospiti Maria Albano Carriti. Bene, dopo queste informazioni del servizio, passiamo a parlare di voi, Giuliano. Come mai avete scelto questo nome, Negramaro? Sì, ti racconto la storia, Maurizio. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. La volevo fare finita, Maurizio. E perché non l'ha fatto? Perché c'era qualcuno alle mie spalle che mi ha salvato, e lo sai chi era? No. Chi è che non si è fatto i fatti sua, eh? Era Albano, era! Sangue di quella terra! Mi sono avvicinato e gli ho detto con un filo di voce: Giuliano! Che nel suo buco cadeva da solo per la paura. Non ti buttare! Sei bravo, sai cantare, sei pure... Come si dice quando uno è bello che piace alle femmine? Tetti Tinton. Che ha detto? Te dice Tetti Tinton. Ah, sì, sexy single. Insomma, lascia tutto, vieni con me a Cellino, che ti bevi un bel bicchiere di Negramaro e ti passa tutto. E infatti, a furia di bere Negramaro, da allora cammino così. Vedi, questo proprio il passo della rockstar salentina, ambriaca totale. Sembro quasi il molleggiato. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso a Cellino. Adriano, esci da questo collo. Maurizio, ma che ti è successo? Ma che hai fatto, uso di droghe? E come no, mi piace Maria, andiamo su, eh. Bene, prima di chiudere vorrei ricordare a ognuno di voi che stasera c'è una novità, una puntata speciale di Amici, di Maria De Filippi, e a mezzanotte... A mezzanotte? A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia. E basta! Eccoci qua. Allora, Selvaggio Lucarelli ha cliccato. Ha cliccato, il suo voto è pari allo zero. Pari allo zero. Invece Diego Battantuono ridevi. Beh, io rido in tanti modi, rido, rodo dentro, rodo fuori, rido dentro. No, io ho alcune cose che mi fanno ridere. Insomma, sono di bocca buona su alcune imitazioni. È un po' raffazzonato il meccanismo, cioè si capisce che c'è un po' di difficoltà. Però non sono così pessimista, io sarei ottimista. Paolo Ruffini. Il pezzo non ha senso, ma chi se ne frega, cioè non ha una struttura logica. Però voi mi avete fatto ridere, c'è qualcosa in voi che mi diverte molto. Sono Fabio. D'accordo. Grazie. Sì, bisogna separare due cose. Una è la capacità e il mestiere loro, ne hanno tanto. È solo che io vorrei vedere, soprattutto quando si fanno le imitazioni, soprattutto se sono imitazioni molto abusate anche da altri che le fanno bene tanto quanto voi, ecco, a quel punto a me mi manca un'idea. Però voi avete mestiere, siete bravi. Chiudiamo tutto con Selvaggia, che ha cliccato per voi, purtroppo. Prego, Selvaggia. La parodia o comunque l'imitazione con un'idea, di questo parlava Fabio De Luigi, è un'altra cosa. Magari è anche non imitare benissimo come fate voi alcuni personaggi, ma è trovare una chiave. È proprio questo, cioè trovare un punto dove usare questi personaggi, altrimenti quello che fa Costanzo, quello che fa Giurato, tu li fai benissimo, però ce ne sono altri. Allora, se vogliamo fare un salto, dobbiamo trovare un'idea, qualcosa in più che metta questa cosa qua in un contesto altro, non so come dire, un'idea, una chiave. Stanno arrivando i voti, Paolo Ruffini 8.5, dai, addirittura, Paolo, Fabio De Luigi ha dato 5.5, ma Diego Battantuono ha dato 9, ecco, con un totale di 23. Bravi, bravi, bravi. Arrivederci.